Qua ci troviamo nella antica chiesa del Salice di Fossano, Santa Maria del Salice, una delle chiese particolari che sono sopravvissute nella storia fossanese. No, prima della fondazione di Fossano era nella zona della Bossola di Cussagno, zona bassa, e di qui il nome il Salice, perché in quelle terre dove c'è molta acqua nascevano le verne, i salici. È stato deciso di restaurare questa chiesa dopo l'abbandono totale che è durato più di 70 anni. Sono stati fatti molti tentativi di restauro a partire dagli anni 90. Questo intervento, che è quello definitivo, dove la chiesa adesso è veramente fruibile, messa in sicurezza, si consegna a questo tempio che potrà essere utilizzato per qualsiasi tipo di attività in una zona baricentrica e strategica del centro storico di Fossano. Cosa è stato fatto? Innanzitutto il ripristino strutturale. C'è stato un grosso lavoro di ricostruzione delle parti mancanti, ripristino il pavimento che non c'era più, non esisteva, il recupero di tutte le superfici murarie di tutte le pareti e delle volte e il recupero di tutti gli elementi, anche se a prima vista possono risultare sgradevoli, cioè tutte le lacune, gli intonaci cadenti, tutte le fasi, le varie fasi, però questo ci permette di leggere la storia dell'edificio e l'evoluzione nel tempo. Invece le parti ricostruite sono state trattate, chiaramente stonalizzate con gli stessi materiali, ma sono perfettamente riconoscibili. Io spero che chi verrà a visitare la chiesa non dica non hanno fatto niente, ma non è vero, perché abbiamo fatto un lavoro enorme, perché ruderizzare vuol dire andare a consolidare, a stuccare tutti i giunti, tutte le particolarità di tutte le parti distaccate. Questo intervento qua, che l'abbiamo detto è una posizione strategica, potrebbe essere il motore per un rinnovamento profondo dell'uso, che deve essere turistico, ricettivo, per unire e ricompattare i rapporti che in questo periodo di brutto della pandemia hanno distrutto a livello personale.